Ebbene, amici fratelli della Congrega, sono le 15.02, sta procedendo, anzi sono qui sdraiato perché sono raffreddato, quindi devo controllare se non è terminato il rendering di Mr. Sabato Sera, Mr. Saturday Night. Con grande Billy Crystal vanno molto di moda adesso, beh, questo film è del 92, ma queste storie di stand-up comedian, dove la gente si ricicla per cercare di compensare il vuoto esistenziale, le persone si improvvisano comiche perché la vita è una tragicommedia e pochi ne sono maestri. Billy Crystal, grande commediante, poi in questa video recensione di Mister Sabato Sera citerò anche The Comedian, film inspiegabilmente inedito da noi di Taylor Hackford con Bob De Niro, che si reinventò, anche se non ha quella vis comica tipica, ecco, di Billy Crystal, ma anche di Bill Murray, nei tempi dello Sbirro, il Boss e la Bionda, The Dog in Glory, e poi con Billy Crystal. Prima di ti presenti i miei, dice Bestil, Terapie Pallottole, Analyze Z, un po' sotto stress, Analyze Z, poi mettiamoci anche le avventure di Rocky Bullwinkle, lì c'è un altro cameo di Billy Crystal, mentre in questo Mr. Sabato Sera un cameo, un'apparizione fugace di Jerry Lewis, che viene citato in questo commissario Falò. Sì, è già disponibile in Kindle Amazon. Devo dare il visto si stampi per la versione cartacea e presto invierò l'EPUB per l'ebook, che si differenzia comunque dal Kindle Amazon. E voglio leggervi un estratto, anche perché c'è proprio questa fissa deniriana, no? Sebastian Maniscalco, uscirà questo film About My Father, che può ricordare Ti presenti i miei, Sebastian Maniscalco, uno stand-up comedian, e un altro film sulla sindrome di Asperger. Il mio hater dice che ne sarei affetto. Mi sembra che lui soffra di demenza oltre che di impotenza sessuale. Allora, in realtà non ha mai capito nulla della mia vita. Adesso stanno girando questo Inappropriate Behavior, che viene citato in questo commissario Falò. Io sapevo di questo film, sono iniziate le riprese e avevo già scritto il mio pezzo istrionico, flamboyant, no? Non dico balle, potete acquistare pubblicità occulta, utilizzo a pretesto questo video. No, e se scorrerete il Kindle a un certo punto rimverrete ciò che scrissi. Che cosa? Io non saprei l'inglese, eh? Guardate, quel ragazzo non sa lavorare, non sa argomentare, quello sei tu. Quello sei tu. Robert De Niro, Bobby Cannavale, che potete vedere, The Irishman con De Niro, no, in Blonde, Joe DiMaggio, Inappropriate Behavior, Films in Westwood. Allora, Hollywood came, perdonate per la voce un po' così, no? Però ci sta, la voce rock raffreddata. Hollywood came, da to come. Diciamo la pronuncia è quasi uguale, ti ho spazio, cioè me, e qui è came, cioè arrivò, venne, no? È passato remoto to Bergen County this week to shoot a movie with some big name actors. Adesso parlerò proprio con questi attori di Hollywood. Jack Scaffrey in Westwood was a filming locale for an upcoming movie, Sam Rob De Niro in New Jersey. Insomma, andate io, Bob Cannavale. Ma sembra un bomba regionale, però. Come Maniscalco, origine, diciamo, cioè italo-americano. Poi De Niro non è meridionale, i nonni dell'Abruzzo e del Molise. The movie Inappropriate Behavior, directed by Tony Goldwyn, is a road trip comedy about a comedian and his son who has Asperger's. Qui c'è l'uso del cerotto sassone, no? Cioè, uso particolare. According to variety, insomma, sono un tipo da varietà. Io so variare, ecco. Qui il tempo com'è? Serena variabile. Allora, incentrata su un commediante, and his son, e suo figlio, no, sua figlia. Chris Dialetto, the owner of Jack's, said he met, cioè disse che incontrò questo Goldman,
When the letter was getting location for the movie, they fell in love with the cafe. Insomma, si innamorarono di questo caffè, era buono. Era un caffè che più, ricordate proprio Bauro, più lo mandi giù, più ti tira su. Diceva, ecco, the letter is not a stranger to the entertainment business. He said used to provide food on the sets of local TV staples, The Sopranos. Sopranos, lì c'è Lauren Bracco. E adesso anche lei viene citata, cara, citata con Tony Goldwyn, Tracce di Ross. Voi non mi credete? Credete? Comprate il commissario. Il commissario sa tutto. Sa tutto di voi che cercate, diciamo, di intrappolarmi. E mi addebitate patenti, diciamo, patologie di cui io non sono, diciamo, affetto, sofferente, no? Allora, a pagina 90 del cartaceo, questo è il cartaceo, nel Kindle è sistemato in maniera diversa, cito questo film, che invece porterà la firma di Tony Goldwyn. Queste le mie testuali parole, questo è il testo, è chiaro? Ma che c'entra tutto questo? In effetti, come si vuol dire, non è che molto c'entra, ma il cinema, sì, con la C maiuscola, qui invece scritto in minuscolo, in quanto mi riferisco per l'appunto alla lettera iniziale della parola cinema, dicevo, il cinema fa parte di me. Diciamo dunque che sotto le palle, no, sotto pelle, striscia ineludibilmente. C'è anche il demone sotto la pelle di Cronenberg. E fra l'altro quell'altro trimone, cos'è che dice? Ancora. Elemosina, le ospitate, gli streaming. Beh, Crimes of the Future è un capolavoro assoluto, però per stabilire se un film è un capolavoro bisogna aspettare 10 anni. Beh, qui c'è una contraddizione in termini, però. Soltanto fra 10 anni sapremo con certezza se è un capolavoro, perché va storicizzato, ora è contestualizzato per il periodo, eh? E allora che cazzo sta a dire un capolavoro? Dai, Trimone, dai, strisce ineludibilmente. Cioè, vogliamo dire, Crimes of the Future, e trovate la mia recensione su Daruma View Cinema, è una delle più grandi stronzate. E parlo io che ho scritto anche un libro su Cronenberg. È chiaro? Cronenberg. Quindi che cazzo fate? Le streamy. Oh, vai col fallimento e riempiamo il nostro vuoto esistenziale. Perché in verità le nostre esistenze non valgono niente. Magnificazione del cinema, grande Cronenberg e grande David Lynch. Se. Cos'è che sarei io? Il Grinch e cringe imbarazzante. Fra l'altro su Radio Capita. Ma chi l'ha chiamata questa qua? Betty Senatore, ma senatore di che? Fra l'altro prima ho intervistato uno che parlava, ho scritto un libro sullo spettro autistico, tale Nicolette Ceravolo. C'eravolo, e ho detto tutto il cognome, proprio saggio, questa Betty Senatore, passata la canzone dei REM, Rapid Hands Movement, con Michael che soffriva di sipsi, Michael Stipe, Stepson, Man on the Moon, qui ci vuole la voce della Tonina Colla, Man on the Moon, intanto Walter mi manda il video, amen, ormai sto renderizzando sabato sera, Man on the Moon. E dice, beh, bellissimo film di Mio Forman. Beh, abbiamo Mio Forman, abbiamo anche Mio's Forman, quello di Amadeus e quello di Qualcuno Volò Sentire il Cuculo. Ma questa gente che parla, che sparla. Io sono Totoiano, Miss, mia cara Miss. Allora, andando avanti, ecco, a un certo punto, pagina 94, questo sarà il cartaceo, Presto in vendita. Parafrasando Totò, sì, Antonio De Curtis, ribattezzato e noto perlomeno qui da noi in Italia come il principe di Gotham City, no, della risata, per antonomasia, che comunque diciamo in Joker, no? Joker, principe di Gotham City, Joaquin Phoenix, insomma, Taxi Driver, Rapper, King of Comedy, dice Jerry Lewis. Rupert Popkin, Rupert Popkin, fra me e me, sottovoce e sussurro, laconicamente uno stupido. No, stupito. Ehi, tu sei proprio stupido, invece dice Ollio, Astellio. Questo nome non è nuovo, sì, l'ho già sentito, come si vuol dire. Questo Goldwyn dunque prova ad associarla a un'immagine cinematografica, controllando su Wikipedia la sua identità, quasi fosse in tal caso giudiziario, no, però non da cronaca nera, una sorta di, tal caso non da cronaca nera, una sorta di profiler investigativo della sua filmografia senza ombra di dubbio, eccentrica e molto diversificata dalla media, a prescindere dalla propria qualità intrinseca, un factotum inedito, tale Goldwyn, no, mimetico. Esclamo quindi. Questa è la scrittura della Falò, ma che c'entra? Il commissario, c'è tutta un'analisi, una disamina. Non mi sbagliavo, sì è lui, anzi è lui o non è lui, citando Lezio Greggio che fu di una sua battuta storica di Striscia la Notizia, quello di un film che vidi tanto tempo fa,
C'è traccia di rosso, Traces of Red, con James, detto Jim Belushi, alla stupenda, non confondiamo Jim con John, che con Dan Aykroyd, Blues Brothers, cantò Everybody Loves Somebody. Era stupenda, ma è più così sensuale per telepellicola, tinta su The Biondo Incandescente, Lauren Brock. Ma certo che lui, sì, quei bravi ragazzi, Lauren. Sì, esattamente, Tony Goldwyn, che questo film con l'abbracco del film Misconosciuto, sì, non è un errore, scritto apposta così. Esattamente, Tony Goldwyn, che in questo film con l'abbracco del film Misconosciuto di Andy Warhol, no, Andy Lotto, no, Andy Walk, allora, che in questo film con l'abbracco del film Misconosciuto di no, Andy Lotto, no, Andy Walk, incarnò il ruolo del bastardo stronzo Steve. Cioè io, personaggio che scopò voluttuosamente, lì comunque c'è una controfigura, con ardimento bestiale irrefrenabile, la Dark Lady Helen. Un abbracco ribadisco celestialmente paradisiaca e figa da morire in modo non plus ultra infinito. E già niente po' di meno che l'eccitante appena citato Lorraine, beato lui, Tony Goldwyn, il quale interpretò un altro character figlio di puttana, character, cioè il personaggio, nel celeberrimo Ghost. Se io riappaio come Patrick Swayze, condiamo amore al compianto Patrick Swayze. Gosson fin nel 90, mentre Tracce del Rosso mostre una bella Lauren Bracco con un culo da mettere a 90. Poi qua viene citata Cristina 40. Sì, è Cristina 40. Allora, costei, peraltro, la velina, cioè se poi è stata striscia la notizia, dopo essersi esibita, spesso poco veneta, al programma di Jenny Boccompagni non è la Rai, per cui con immediatezza la notaia, più non posso, detta volgarmente, gergalmente, la segai svergognatamente, nel periodo in cui mai bocciato le scuole medie frequentai diligentemente, fu poi la velina anche a farla apposta con Alessia Merz, altra patonza magnifica, scoperta puntualmente ancora una volta al Boccompagni, di striscia notizia, assieme a suscitato greggio. Sono un uomo grezzo, mi do al pecoreccio, 90 anche alla pecorina, ed entro gli acchetti. Sì, la 40 che stupenda irraggiungibile, figo una classe 72 a differenza di me che sono dell'anno 79, ex studente dei ragazzi della terza C. No, no, da non confondere con l'omonima serie, sì, era la terza C, sì, terza media C. Serie televisiva che andò in onda esattamente a cavallo di italiani, no, a cavallo nato non si guarda in bocca, Totò lascia la doppia, no, in quegli anni una donna Cristina. Sì, Cristina, che non era molto cristologica, perché Cristina viene da Cristo. Oh, Gesù, Gesù, Gesù. Insomma, socio mercagnoc, cagnoc, parola usata in forma gergale nell'ambiente fessine. Adesso ci vuole l'accento da trombone che ha il grande quoziente intellettivo. Per definire un cazzo abnorme in forma generale, invito utili. Qua mi sono imbappanato, scusate. Allora, ho che parole usate in forma gergale, nell'ambiente fascino, per definire un cazzo abnorme in forma generale. Siamo uomini caporali che genera. Invece utilizzate per denominare le donne svampite, cretine, profighe, giusto appunto da morire. E già siamo uomini caporali, ma che dico? La 40 che insomma. Uomini. Come dicono a Bologna, miei figli, d'una lavazza, no, da troiazza, insomma, di mio, sono quello che sono. Quindi, ricordate quel film con Totò? Arrangiatevi e non ingiuriatemi. Uomini, sono volgare, sono aggressivo, sì, è come De Niro di The Commedia, ti prendo il microfono e te lo sbatto da capo. Che cosa mi vorrei arrestare e internare? Avete visto questo film? No, dobbiamo batteggiare, non batteggio. Non batteggio. Io non batteggio, io sono uomo d'onore. Questo è stato uno stronzo, l'avevo insultato. L'avevo insultato perché si meritava gli insulti. E questo mi ha denunciato. E che cosa? Io dovrei perdonarla. Ma che cazzo vuole? Ma vado a fare culo a matto. Ma guarda che così ti mettono dentro. Sì, mettimi dentro. Internatemi. Ma io non davo soddisfazione a questo panzone, dai, ma levati, dai, cos'è che vuoi? I soldi, a chi i soldi? Pezzente, morto di fame e di figa, che adesso questo panzone, passa tutto il tempo da frustrato a guardare tutte queste video recensioni, stravacchezzo di meno, riceve la pensione, il povero troione trombone pensava di trombare me. Ci è piaciuto l'inculetto?
Mister, sabato sera è la storia di un comico newyorkese che un brutto giorno si scopre invecchiato e in calo di popolarità. Per di più, il fratello, che gli è sempre stato fedelmente vicino nel lavoro, stanco del suo caratteraccio, ha deciso di abbandonare la partita e di ritirarsi in Florida a pescare. Con Stan, il protagonista si esibiva da piccolo durante le chiassose riunioni della famigliola ebraica per divertire l'adorata mamma. Però, troppo timido per presentarsi al pubblico, è vissuto nell'ombra in qualità di agente e accompagnatore, mentre Buddy faceva la sua trionfale ascesa. Dunque c'è il riflesso delle luci minori della ribalta. E Billy Crystal, che interpreta con gusto e personalità, invecchiando e ringiovanendo di continuo questo comico per famiglie, si diverte un mondo ad esprimere la solitudine del clown. Il risultato positivo va inteso al netto della difficoltà dello slang della sceneggiatura. Vince su tutto la battuta, spesso fulminante come vuole l'eroe. E dentro ci passano manie di famiglie, oltre agli usi e ai costumi americani. Anche se, diciamolo, è un esordio alla regia francamente poco umile ed equilibrato.